come fosse la memoria e sono le streghe che continuavano a dirci MM per prenderci in giro, per farci faticare. Magari era parte di questa cosa. Perderai la memoria. Ed era questa la maledizione, per dire. Mamma mia, raga, però prendere il posto del figlio, finire sottoterra e perdere la memoria. È una dannazione. E beh, per quello che ha chiesto di avere il figlio in vita, tra virgolette, e sentirlo vivo finché lei non morisse, era un bel prezzo da pagare. Esatto, è proprio il prezzo da pagare, sì, stavo pensando proprio a quello. Magari non lo so pagare anche. Magari gliel'hanno... Gli hanno detto, guarda che ci saranno sporca, delle conseguenze, sì, e lei aveva risposto, non mi interessa, voglio mio figlio. Boh. Ah, certo. Hanno fatto tutto quello che volevano. Ma ormai non si poteva più tornare indietro. Esatto. Sbrillato, eh? Ha dato una sbrillata. Non so come fare. Cerca. E cerca dove? Che ne so? Dal camino. Non ci vuole che scaviamo? Ma non si può scavare qua. E tra l'altro ti ricordi che il testimone ci aveva detto che aveva già provato a scavare? No, aveva detto che non sapeva se qualcuno ci aveva provato, probabilmente. Ha detto non so se qualcuno ci ha provato. Ma è fredda proprio la terra? Ah, visto so. Che parla di freddo. Adesso te lo dico. Paolo, sì, non mi fai le mani dove non sei. Ti dico io che è fredda, la vedi in termica. Quanto è? Gelata. 4 gradi. Gelata. Gelata. Tu 4,8 gradi. Sta terra qua è... Cosa ha detto? Cinzia, lo sai di avere un figlio? Se non lo sai, te lo ricordiamo noi. Tu hai un figlio di 5 anni, di nome Davide. Cinzia, tu hai un figlio. Tu hai vissuto in questa casa con tuo marito. Avevate una famiglia. Questa è casa tua. Tuo figlio purtroppo è mancato in un bosco. L'hanno ritrovato delle donne. Delle donne che sono delle masche. L'hanno ritrovato loro. Te l'hanno riportato. Sì, Cinzia. E tu le hai chiesto di poterlo avere con te per sempre, forse. Io non so cosa sia accaduto. Sto provando a ricostruire da quanto abbiamo capito. Lo hai sepolto tu. Sotto questa casa. Non si sa se è proprio sotto al camino, ma comunque l'hai sepolto tu. Cos'hai detto? Scusami. E prima ha detto più di una volta zitta, zitta. C'era una voce che ti diceva zitta. Io non sto zitta, Cinzia, è così. Non era Cinzia. No. Era un uomo. Era il famoso. E magari qualcuno che non vuole che tu gli fai ricordare. È vero. Cinzia, ricorda. Non si può dimenticare l'amore di per un figlio. Cosa hai detto? Cinzia, tu devi ricordare gli occhi di tuo figlio, i capelli di tuo figlio. Io prima ho sentito una cosa quando ero qua con Marco. Ho sentito biondo. Vero. Magari Davide era biondo. Davide, fatti sentire da tua madre. Davide, Esatto. Non puoi dimenticare la voce di tuo figlio. Parla a tua madre, non parlare a noi. Parla a tua madre. Davide, provaci, provaci. Davide, parla a tua madre. Guarda che ci prova, eh. Sì. Provaci. Fagli sentire la tua voce, ne ha bisogno. È morta, ha detto.
Davide, parla a tua mamma. Tua mamma è qua. Chiamala. Chiamala. Cinzia. Chiamala. Più forte. Ha detto Cinzia. Cinzia. Chiamala. Chiamiamola tutti. Cinzia. Avanti, Cinzia. Cinzia, vai. Dai, Cinzia. Ascolta. Ascolta tuo figlio. Dai, Davide, fatti sentire la tua madre. Ma mi stanno arrabbiando anche. Sì. Fuori mi sa che c'è un bel vento forte. È grande, ha detto. Davide, chiamala. Chiamala. Oh, ma che roba era? Cos'è? Oh, cos'è stato? Ma che cavolo ne so, ragazzi? Era di là? Cos'è stato? Era da fuori. Era da fuori, raga. Era da fuori. Mamma mia. Sei sicura? A me sembrava che mi arrivassi da dietro. Non uscire da sola. No, devi aspettare. Aspetta, 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 aspetta. Raga, che cavolo era? Raga, cos'era? Non lo so. Raga. Raga, cos'è sto fumo che c'è? Oh, Lord. Mi si è spenta la camera, ragazzi. Cazzo. Cos'è sta roba? Scusa. Cos'è sta roba? Cosa? Scusa, io ho un problema o vedo le mie mani fumare? Non ti fumo la mano. Ma sono calde, sì, no? No, no, cos'è no. Cos'è sta roba? Ti fumo le mani. Oh, cavolo. Raga, mi sta Ma è la terra che hai toccato dal camino? Sì, è tutto terra. Guarda che roba! Ma stai scherzando? Pulisci! Brucia! Pulisci! No, non brucia, raga, non brucia! Ma sai caldo, adesso mi dà caldo. Ma le mani nel cammino, eh? Ma non è polvere! Raga, ma cos'è quello? Non è polvere, non è polvere, ma dai! No, ma cosa hai fatto? Oh, cacchio! Ma l'ho così toccato là dentro! Ma che ne so! Ma, e adesso? Sfrega, poi, sfrega. Sfrego, ma... Ma sei sicuro che non è polvere? Raga, e non mi fa male. Cioè, adesso un po' di suggestione. Guarda! No, ma non è possibile. No, 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 raga, non è possibile sta cosa. No, no, guarda. Raga, guarda. Mi sta fumando la mano. Guardati in termica. No. Ma cos'è sta cosa? Acqua ce l'abbiamo. Aspetta, aspetta. Cosa? Stai male? No, no, non sto male. Dai, Paolo, ti voglio sapere se sono lo, voglio sapere se sono loro. Silenzio. No. Chi mi sta fa... Cosa mi state facendo? Raga, un po' sto tremando. Hai freddo? Hai caldo? Cosa senti? Eh no, cioè... Non mi sembra proprio normale. Non è che mi sta... Non è che sono tanto leggero. No. Cioè, mi sto un po' cagando addosso. Perché ti fumo? Cioè, non è possibile, raga. Non è possibile. Io ho solo toccato la terra. Ma scusa, eh? Non è fiato. Però era freddo la terra. Ma non è freddo, a 6 gradi. Tu continui ma a fumare, cos'è ma cos'è? Cosa? Vabbè, tu sei sporco perché hai toccato la terra, ma... Ma io sono sporco di terra. Cioè, di terra. Di terra. Di terra. Cioè, ho ben da... Cioè, vi rendete conto che io ho il fumo che mi esce dalle dita? Paolo, mi stai facendo paura. No, Paolo. Guarda. Sto preoccupato. Guarda. Hai le mani fredde, cioè, hai le mani 17 gradi. Sono gelato. Ma guarda. Mi fuma la mano. Sei stato tu? Chi è? Magari è Cinzia. Ma dai, va. Cosa ha detto? Ha detto qualcosa, eh. No, raga, tanta paura. Raga, c'è qualcosa che non va a posto. Guarda, Paolo, io ho paura, cosa facciamo? Oh, signore, ma solo la mano? Ma cosa vuol dire tutto questo? Allora, metti un po' di acqua, ti prego. Metti un po' di acqua. Mettiamo l'acqua, Paolo. Finisci sta roba. Baby, c'è uno zaino. Aspetta, aspetta, qua, ce l'ha lui. Prendi acqua. Mettila lì in mezzo. Io non ho parole.
Pulisciti, sciacquati. Sciacquati le mani, Paul. Io non ho mai visto una roba simile. No. Ha finito. No, sta ancora bruciando. È impossibile. Vero, guarda il pollice, guarda il pollice. È impossibile. Tira la su che metti contro luce che non vedo. Io. Mettila ancora. Non so cosa è sta roba. Non lo so. So che questa forse è la cosa più tosta che mi sia mai capitata. Perché te? Perché hai toccato là? Io ho toccato là. Tu hai toccato là. Però non mi sta bruciando, non mi sta dando delle sensazioni brutte. Per favore, no, ma ha finito forse. Ma la terra può prendere fuoco, no? Mi fai paura, Paolo. No. Ma poi Paolo, ma cosa prende fuoco? Ma se è calda. Che la terra prende fuoco. Se è calda, lì guarda, cioè, è a 6 gradi. Ma poi la terra non prende fuoco, raga. Io sono sconvolto. Ma poi come fai a far uscire il fumo? Come fa a esserci il fumo nella mano? Che significa tu acqua? Che sei freddo. Io non ho parole. Aspetta. Paolo, io voglio sapere come ti senti. Voglio sapere come ti senti. Fermati un secondo, per favore. Io ho solo tanta paura. Non mi piace questa cosa. C'è stato un botto disumano. C'è stato un botto disumano e questo gli piglia fuoco il dito. No. C'è qualcosa che non va. Di che cosa stavamo parlando? Cosa abbiamo chiesto? Ma perché c'è stato il botto? Stavamo cercando di far parlare lei. Era Davide. Davide che stava cercando di parlare con sua mamma. Di chiamare sua madre. Ma raga, certo. Certo. Certo cosa. Davide era così che si faceva sentire. Con i rumori. Con i rumori. Okay, infatti okay. Anche Gian, il testimone, tutti. Grandi botte. Sì, ok, ma infatti era la botta. Era il suo modo per farsi ricordare la sua madre. Noi gli continuavamo a dire chiamala. E magari era il suo modo, facendo un rumore che lui gli faceva. Gli ha ricordato quello che faceva magari 100 anni fa. Esatto. Sì. Ha detto sì. Sì. Oh. Ha detto sì. Perché lui probabilmente non poteva più parlarle e quindi faceva questi rumori. Quando faceva questi rumori, lei sapeva che Davide era qua. Il modo per contattarla. Esatto. E magari lui in tutti questi anni continuava a farle dei rumori nella speranza che lei si potesse ricordare. E questa come me la spiega? Ah, questa poi io non lo so. Quella non lo so spiegare. O è lei che si è manifestata perché. Perché tu hai toccato il camino. Fuoco. Però non vuole farti del male. Calore. Fuoco. Accensione. Non lo so, io sono senza. Ha detto bruciare. Laggiù. Allora, asciugati anche le mani. Ma bruciare uno mettiti di noi? Mettiti i guanti, per favore, mettiti i guanti. Bruciare uno di noi? E se anche lei ha sentito il rumore? Perché non posso dirvi che era una brutta sensazione. Mi stavo un po' cagando addosso. Ma quello puoi dirlo perché mi stavo. Sì, no, ma tutti poi. Io non ho mai visto una roba del genere. Non mi spiegare. Io non ho mai visto una roba del genere. Io sono senza. Però sto giro non l'ho. Non gli stavamo. Cosa ha detto? Ora so che. Qua. Ora so che. Che qua. C'è. Ha detto. Ora so che qua c'è. Si sono messi in contatto, raga. Cioè, questo è stato un modo per ricordare? C'è la botta. Secondo me è perché hai toccato il cammino. O in qualche modo. Ma il cammino? E in qualche modo c'entrava il cammino. È successo qualcosa. Si è sbloccato qualcosa. L'abbiamo liberata. Ma come? Hanno parlato, Teppi. Hanno parlato. E magari. Magari si è rotto. No, non lo so, sto dicendo. Ci sono stati due fenomeni paranormali. Cinzia, sai chi è Davide? Sì. Sì, ah, ecco. Ha detto sì, raga. Davide, sei con tua mamma? Sì. È stato.
Come prima ha detto? Sì. Sì. Mamma mia, che brividi, ragazzi. Come prima. Io, raga, non lo so che cosa abbiamo fatto. Ma in qualche modo l'abbiamo fatto. Secondo me, secondo infatti io non lo so. Secondo però... me il fatto che si siano parlati ha rotto un muro, ha rotto qualcosa. Magari siamo tutti d'accordo. Eravamo, che... Magari quando eravamo tutti concentrati insieme a dire forza Davide, forza sì. Davide, magari gli abbiamo dato energia. Se avessimo dato energia? Energia. Stavo dicendo, siamo tutti d'accordo che sono successi due fenomeni paranormali, sì. Ma non lo possiamo legare a due fenomeni maligni, malvagi. No, no, no. Cioè a me sta pigliando non stava pigliando fuoco la mano. Fumava la mano. Fumava la mano. Succede anche quando è tanto fredda. Sì. Magari, cioè, adesso non lo so. Ma non era una cosa brutta. No, sembrava fuoco quasi male. Vaporeo. Io non avevo un groppo alla gola. Cioè, avevo paura e basta. Raga. Cos'è stato? Urca miseria, raga, ma forte. Cos'è stato? È forte. Forte. Qualcuno, nessuno c'è. Raga, da te, gola. Non c'è nessuno qua. Questo era... Raga, sono bot. Questa era una botta là fuori. Questa l'ho proprio riconosciuta. No, ma sta continuando. Ma cosa stai dicendo? È continuato. Sì, ma non era su dentro la casa. Raga, è così. Un urlo. Raga. Sì. Ecco, io stavo per dire una cosa che non voglio dire. Cosa? Eh no, ricordiamoci che magari abbiamo fatto una cosa, anche incondizionatamente, bellissima, meravigliosa, di una madre e un figlio. Qua gli unici che possono essere un po' arrabbiati sono le maschi. Bravo. Allora andiamo via. Abbiamo tutto il bosco da farci, raga. Andiamo. Cioè, no, perché loro magari avevano fatto il bel incantesimo. Noi siamo arrivati qua e gli abbiamo rotto le uova nel paniere, non è che. Raga, ricordatevi questo, me l'ha insegnato i cartoni animati. Solo un gesto di vero amore può spezzare un incantesimo. È vero. Cosa ne sappiamo? Che magari stasera abbiamo aiutato il figlio a capire, a farsi sentire dalla madre e... Alla madre a ricordarlo. E alla madre questa cosa lo ha ricordato. Cosa ne sappiamo? Non possiamo saperlo, ma no. Se così fosse, quelle là fuori adesso... Non sono prese bene. No. Non sono prese bene. Assolutamente. Esatto. C'è una FIFA, torna... Andiamo, ragazzi. No. Abbiamo più di un'ora di... No, perché io ho già dato con la mano e vi ripeto, non è... Non era una mano che prendeva fuoco, quindi non voglio subire qualcosa di brutto. No, stasera mi hai già visto delle brutte. Ma io non ho una brutta sensazione. No, neanch'io. Ho solo detto, cioè, se qualcuno deve essere arrabbiato da questa cosa... Io ho più brutta sensazione all'idea di andare là. Anch'io. Sì. Ma io sto qua a me non mi è venuto un magone. Voi mi è venuto un magone? No. No. Anche quando la mano fumava, no? No. Speriamo che non ce ne combinino qualcuno nei boschi. Mentre andiamo via. Ragazzi, stiamo uniti. Sì, stiamo uniti. Siamo uniti e col pensiero comunque in qualche modo, anche se forse a sto giro è la volta che forse sappiamo meno di, cioè, non so come dirlo. La motivazione? Esatto, sì. Lo strumento con cui siamo arrivati. È la volta che forse meno mi so dare una spiegazione nel come abbiamo fatto per fare questa cosa, ma è accaduta lo stesso, evidentemente. Non so come abbiamo, forse non sarà la prima volta che non ti so dire il perché, ma è accaduta. Sì, no, infatti non ha tanto senso. Non ha senso. Però poi dopo lei si è ricordata di suo figlio, quindi magari ci sfugge qualcosa. Magari abbiamo fatto qualcosa incondizionatamente che è servito. Magari ci sfugge. Guardando le cose, riascoltando, magari escono altre cose. Magari escono altre cose, esatto. Semplicemente magari ci sfugge. Paul, come adesso? No, ma io sto benissimo. Dovrò forse metabolizzarla un po'. Ma solo per capire che cos'è. Ma ne sono attratto e affascinato più di prima. Ah, lo so che tu sei attratto e affascinato. Beh, non mi ha fatto male, quindi è stata un'esperienza pazzesca. Torniamo giù. Andiamo. Ok, dai. Andiamo e speriamo di aver fatto la cosa giusta. Ma io ne sono convinto.